Questo è di domenica. Le notizie della TG Ora, 8.000 documenti conservati a casa, timbri, soldi e fototessere. Aveva questo un archivio di carta dei domenica 25 agosto 2024. Extracomunitari desiderosi di diventare cittadini dell'Unione Europea con un documento per ogni circostanza, per ogni uso possibile. Carte d'identità, passaporti, carte di circolazione, tessere sanitarie. Un archivio fatto di falsi o di originali rubati che gli è costato l'arresto con l'apertura di un'inchiesta destinata a finire al vaglio del pool antiterrorismo della Procura di Napoli. Le indagini sui sostegni logistici all'immigrazione clandestina e quindi anche al fondamentalismo islamico passa da Napoli e ha fatto registrare un clamoroso passo in avanti. L'uomo arrestato è Mohamed Ali Tairou, 42enne ghanese, stanato all'interno di un'abitazione presa in fitto nei pressi di Vico Fondacqua Vicaria, non lontano dal vecchio tribunale napoletano. Un blitz che ha consentito di far emergere uno scenario da brividi almeno alla luce del materiale sequestrato. Decisivo il lavoro di appostamento messo in campo in questi giorni dagli uomini della sezione investigativa centrale della Polizia Municipale sotto il coordinamento del capitano Giuseppe De Martino. Dalle prime ore di questa mattina si è svolta una vasta operazione antidroga da parte dei carabinieri della compagnia di Agropoli nei comuni di Capaccio Pestum e Salerno. Un centinaio di militari con l'ausilio di unità cinofili hanno eseguito un'ordinanza di custodia cautelare emessa dal GIP del Tribunale di Salerno su richiesta della direzione distrettuale antimafia nei confronti di soggetti ritenuti responsabili di associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti. Due denunce della Guardia di Finanza per una piantagione di marijuana allestita sul terrazzo di un appartamento nel centro di Ottaviano, provincia di Napoli. Le fiamme gialle, dopo una serie di indagini, hanno scoperto la coltivazione all'interno di una serra posizionata fuori dal balcone della casa. Oltre alle piante, per un totale di circa 7 kg, i finanzieri hanno messo sotto sequestro materiale e prodotti utilizzati per favorire la crescita delle sostanze stupefacenti. Ad essere segnalati all'autorità giudiziaria sono stati due abitanti dell'appartamento. Per vincere la guerra contro i violenti della movida napoletana scende in campo l'esercito. L'esperimento effettuato nella zona dei baretti di Chiaia è stato giudicato convincente e ora, alla luce della nuova escalation di caos, tensione e violenza, verrà esteso anche ad altre aree dove si incontra il popolo della notte. Pattuglie miste con uomini e donne dell'esercito al fianco di polizia e carabinieri saranno in servizio anche a Piazza Bellini e a Piazza del Gesù. Invece è stato chiesto il supporto sostanzioso della Polizia Municipale da via Agnello Falcone. Di notte e nei weekend davanti ai locali della strada Pomerese stazioneranno pattuglie di vigili che garantiranno il rigoroso rispetto del codice della strada, fonte dei principali disagi di quella zona. La decisione, scaturita nel corso del Comitato per l'Ordine Pubblico di ieri, è stata presentata con soddisfazione dal questore Antonio De Jesu. Siamo venuti qui per capire se davvero ci sono rifiuti tossici sotto la stazione della TAV di Afragola. A parlare è Alessandro Bratti, presidente della Commissione parlamentare d'inchiesta sulle ecomafie, che è arrivato ieri ad Afragola poco dopo mezzogiorno insieme con gli altri componenti della Commissione. Bratti ha voluto vedere da vicino l'area sequestrata dalla Procura di Napoli Nord, che indaga sull'interramento dei rifiuti inquinanti proprio nei terreni in cui è stata costruita l'opera di Zahadid. Sotto sequestro è un'area del parcheggio. Qui sono stati effettuati carotaggi per analizzare la natura del terreno. Per i risultati dei carotaggi, spiega il procuratore di Napoli Nord Francesco Greco, ci vorrà ancora del tempo perché sono analisi complesse. I filoni di indagine sono due, aggiunge Greco, uno riguarda i rifiuti e l'altro riguarda l'urbanistica. Stiamo verificando se sono state rispettate tutte le normative a cui è sottoposta l'area. In fiamme questa notte a Sarno, in provincia di Salerno, quattro autovetture parcheggiate che hanno mandato in frantumi i vetri delle abitazioni vicine. È accaduto intorno alle 2.30 in viale Margherita, strada della frazione di Episcopio. Un vasto incendio ha visto coinvolte quattro auto parcheggiate nell'arco di un agglomerato di palazzi. Paura per i residenti che, svegliati in soprassalto, sono scesi in strada chiedendo aiuto ai vigili del fuoco e alle forze dell'ordine. Sul posto è immediato l'intervento degli uomini del locale commissariato di polizia che sono subito adoperati per sgomberare le abitazioni minacciate. Sul posto sono giunti poi anche i vigili del fuoco che hanno lavorato diverse ore per domare le fiamme. Si indaga sulla natura dell'incendio anche se dai primi riscontri non sembrerebbe di natura dolorosa.
Stop stamane alla linea 1 della metropolitana di Napoli, ferma dalle 8:10. I guasti tecnici hanno impedito la circolazione dei treni almeno fino alle 8:50, causando il sovraffollamento delle banchine e la rabbia dei viaggiatori. Domenica 25 agosto della metropolitana, dal momento che non era stata comunicata la durata della sospensione del servizio. Problemi anche sulla linea 2 Trenitalia, ferma alle 8:16 per il malore di un passeggero causato proprio dalla cacca all'interno del vagone. Il convoglio è stato fermato nella stazione di Montesanto, dove sono intervenuti i soccorsi, e la linea 2 della metropolitana ha ripreso a funzionare dopo le 9. Ecco, che bello, di domenica 25 agosto, adesso sto.